Bene, siamo ancora al centro congressi di Padova e parliamo con Battisti Francesca, presidente del direttivo FIOM di Padova. Tu, anche la persona giusta, insomma. Ascolti, Francesca, cosa rappresenta questa giornata oggi per il mondo del lavoro e soprattutto per l'immigrazione? Rappresenta una visione o una possibilità, insomma, di allargare quelle che sono le istanze del mondo degli immigrati, e anche una possibilità per i non immigrati di conoscere e aprirsi a questa tipologia di problematiche, perché insomma gli immigrati le loro problematiche le conoscono molto bene. Magari dovremmo approfondire un po' di più noi e quindi sviluppare questa un po' più di tolleranza e più conoscenza e più strategie per essere lavoratori tutti con la stessa dignità e con lo stesso livello. Che oggi non è così. Che oggi non è così, e per quanto insomma tutto il mondo del lavoro dal punto di vista sindacale si adoperi e si sforzi di migliorare, ma c'è ancora molto da fare, insomma. Cosa vi aspettate che dica oggi la Boldrini, la Presidente della Camera che sarà qui presente? Cosa mi aspetto? Mi aspetto che... O magari vi aspettate che lei recepisca le istanze della gente che è in sala? Sì, più questo, insomma, che recepisca le richieste del mondo del lavoro e che si faccia portavoce, anche se lei insomma un po' già lo è, per muovere un po' la situazione. Ascolti, il sindacato invece come sta oggi? Il sindacato non sta, secondo me, benissimo. È un momento non di viene messo in difficoltà, perché non viene, cioè, anche dal governo, che cerca in tutti i modi, insomma, di non interloquire con i lavoratori, con il sindacato, di far fuori un governo che si dice di centro-sinistra, tra l'altro. Un governo che si dice di centro-sinistra. Uno può darsi tutti i nominativi e gli appellativi che vuole, però poi è quello che uno fa e che dice chi è. Noi della FIOM ce la stiamo mettendo tutta per cercare di mantenere forte questo caposaldo, perché insomma il lavoro, insomma, non è solo una esigibilità esistenziale, ma anche una condizione di dignità. Quindi ci vorrebbe casomai anche più unità, giusto? Nel mondo sindacale. Ci vorrebbe più unità, ma non a tutti i costi. Non a tutti i costi. Bene, dal centro congressi di Padova, la Ienopera è con Francesca Battisti. Battisti.